Tra la carne e il cielo. La nuova edizione del Ravenna Festival partirà da Pierpaolo Pasolini, un omaggio a 100 anni dalla nascita. Due concerti fra Beethoven, Dvorak e Bach ad inaugurare la stagione l'1 e il 2 giugno al Palais d'André, che torna ad essere il cuore di tutto il Ravenna Festival, e al Teatro Rasi, e una rassegna cinematografica alla Rocca Brancaleone. L'anteprima del festival sarà però il 25 maggio con Ludovico e Einaudi. Tanti gli appuntamenti per un festival che torna ad andare in scena su tanti palcoscenici. Un festival che anche quest'anno sposi tanti linguaggi della cultura e della musica, ospitando Corrado Auges, Zero Calcare e Giancane, il rap, la musica irlandese, Elio Germano, Teo Teardo, Carmen Consoli, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e la rappresentante di Lista. L'11 e il 14 luglio le vie dell'amicizia con Riccardo Muti e l'orchestra Cherubini, che insieme chiuderanno il festival il 21 luglio. Confermata anche quest'anno la diretta streaming degli spettacoli. Inevitabile partire da Pasolini, è inevitabile rendergli un doveroso omaggio a uno dei più grandi intellettuali italiano del secolo passato, che ha incontrato e incrociato quasi tutte le arti e quindi in qualche modo si collega anche alla natura multidisciplinare del nostro festival. Ecco, un omaggio molto articolato, perché l'unica arte in cui Pasolini non si è espresso è stata forse la musica, però amava enormemente la musica e amava soprattutto Johann Sebastian Bach, quindi a cui dedichiamo un congruo numero di concerti, e poi apriremo con un lavoro importante di un compositore italiano contemporaneo vivente, Astio Corghi, proprio dedicato a Pasolini, Tra la carne e il cielo, che proprio ha dato anche il titolo a tutto il nostro festival. Ecco, quindi poi anche la danza Recon Béjart renderà omaggio a Pasolini, ovviamente il teatro con un nuovo lavoro di Elio Germano e Teo Teardo, Il sogno di una cosa, e tanti altri appuntamenti ancora, e anche un progetto del cantautore Vasco Brondi, proprio dedicato al grande scrittore, poeta, giornalista scomparso e nato 100 anni fa. Terzo festival in tempi di pandemia, cambia qualcosa quest'anno? Come dire, stavamo tirando un po' un certo sospiro di sollievo, cioè iniziamo un po' a respirare con un po' di ottimismo sul futuro, quindi probabilmente senza distanziamento, anche con la possibilità di tornare alla danza sul palcoscenico, ma perché no, magari anche alla danza tra il pubblico per una serie di concerti abbastanza pop che avremo. Adesso inevitabilmente il fantasma della guerra che si avvicina, che ci è vicina, insomma, ci mette in una situazione un po' di una qualche angoscia, ma la risposta è sempre quella, insomma, per cui la bellezza della musica, la bellezza della danza, del teatro, forse ci potrà salvare senza compartimenti stagni e senza soprattutto censurare o chiudere le porte cercheremo di aprirle.